benvenuti in un nuovo episodio di How I Met Puccini. Questo è l'ottavo episodio ed è dedicato all'opera La Rondine. Un'opera che non è molto conosciuta, però musicalmente è veramente molto molto interessante. E ho deciso di scrivere la fantasia dedicata a quest'opera non per uno, ma a due contrabbassi. Ebbene sì, e anche con la scusa di omaggiare un personaggio, un musicista molto molto importante per il mio strumento, che è Giovanni Bottesini. Perché il 2021 è la data dell'anniversario, del bicentenario della nascita di questo musicista molto importante, che ha rivoluzionato il modo di suonare il contrabbasso, ma anche gli ha cominciato a dare una dignità propria, no? Uno strumento che non deve scimmiottare o imitare altri strumenti cercando di correrci a fianco, ma uno strumento che comincia a trovare una propria identità anche nel virtuosismo, no? Che è orgoglioso di essere un contrabbasso, no? E vuole essere chiamato tale. Cosa che poi nel Novecento un po' ce ne siamo dimenticati, bel po', però adesso stiamo cominciando a riappropriarci di questa idea. E per dirgli grazie, insomma, dal mio piccolo, ho voluto dedicargli come omaggio questa fantasia e questa puntata. Ma c'è anche un'altra dedica in questa puntata, che è al contrabbassista Leon Bosch, che è stato il mio insegnante e è tuttora il mio mentore, insomma. È una persona che mi ha insegnato a non vergognarmi, a non aver paura di sviluppare le idee personali. Anche sbattendoci la testa, facendo errori, facendo passi indietro, però fa parte del processo creativo e di ricerca, anche personale. E quindi mi ha insegnato e mi ha aiutato nello sbocciare in questo senso. Poi è un percorso in divenire, ovviamente, sono soltanto all'inizio. Però volevo ringraziare anche lui dedicandogli la puntata. E adesso vi lascio alle parole di Paolo Citti, che è il presidente dell'associazione Animando di Lucca. Un'associazione che mi segue da parecchio tempo, è stata una delle prime ad aiutarmi a inizio carriera e è stata una anche delle prime ad adottare questo pazzo progetto di How I Met Puccini, credendo nelle potenzialità e negli ideali che stanno dietro proprio a questo format. E ovviamente anche loro, come tutti gli altri sponsor e musicisti, sperano vivamente che questo progetto embrionale poi sfoci e si sviluppi in concerti live nei teatri e nelle sale, finito tutto questo periodo di stallo. Io vi lascio appunto alle parole di Paolo Citti e vi auguro un buon ascolto. L'associazione di promozione musicale Animando opera a Lucca, città di antiche tradizioni musicali, che ha dato i natali, assieme ad altri importanti musicisti, anche al maestro Giacomo Puccini. Tra le principali attività dell'associazione emerge sia quella della riscoperta ed esecuzione di musiche non più suonate e ritrovate negli archivi di biblioteche cittadine, sia quella di valorizzare e promuovere giovani e bravi musicisti. La combinazione di queste due finalità ci ha permesso di incontrare nel 2017 Valentina Ciardelli, che abbiamo avuto modo di apprezzare come eccellente musicista, ma anche come organizzatrice di eventi coinvolgenti ed innovativi. Per questo siamo molto lieti di aver aderito all'iniziativa da lei propostaci, sponsorizzando l'odierno episodio de La Rondine nell'ambito del progetto How I Met Puccini. Buon ascolto.
contrabbassi non ve l'aspettavate proprio, beh, eh? E invece ecco là, una fantasia per due contrabbassi sull'opera pucciniana. Ma perché? Perché diciamo che l'opera e il mondo contrabbassistico si strizzano l'occhietto già da un po' di tempo, insomma. E poi è stata una scusa anche per omaggiare questo grande personaggio che, insomma, ha cambiato la tecnica, la storia del contrabbasso, del repertorio contrabbassistico, che è Giovanni Bottesini. E quest'anno è il suo 200° compleanno, quindi pareva dalla mia umile posizione fargli insomma un omaggetto, ecco, per tutto quel che ha fatto quest'uomo. E perché cosa ha fatto quest'uomo? Lui è una sorta di messia, di Jesus per noi contrabbassisti, insomma, ha rivoluzionato il modo di suonare il contrabbasso anche tecnicamente. E per dirvi, lo chiamavano e lo chiamiamo ancora il Paganini del contrabbasso. E come ci è arrivato al contrabbasso Giovanni Bottesini? Per caso, per destino? Perché lui, quando da ragazzino si iscrisse al conservatorio, c'erano due classi con un posto disponibile, quella di fagotto e quella di contrabbasso. E lui, avendo già un po' di mestichezza con gli strumenti ad arco, scelse la scuola di contrabbasso. E a volte, appunto, il caso ti porta a avere delle vie alternative che poi si rivelano quelle per cui sei nato e sei fatto. Come il nostro Giacomo, che non gli venne mai dato il posto da organista a Lucca, no? Come tutti i suoi avi. E poi è diventato uno dei più grandi operisti della storia, no? Quindi a volte avere scelte limitate o porte chiuse in faccia ti aprono una quantità di possibilità che neanche ti immaginavi, con portoni, cancelli, di regge, ville, salotti, insomma. Parlando di salotti, il nostro Giovanni Bottesini era un bel frequentatore, era uno che andava a suonare in casa della high society, dei nobili, che nobili abbastanza, poi vedremo, di un certo spessore per l'epoca. E gli piaceva parecchio frequentare questi ambienti dove lui poteva anche show-offare, insomma, quello come suonava, a differenza del nostro Giacomo, che era un sociopatico, come abbiamo visto. E parlando di salotti, ci possiamo collegare proprio alla trama di questa opera, della Rondine, perché ci troviamo proprio nel salotto, e in un evento mondano nella Parigi del Secondo Impero. E questo salotto mondano è della nostra protagonista, che si chiama Magda, che insomma sta dando questo party, no? Poi il salotto in realtà è del suo protettore, che si chiama Rambaldo. E vediamo che in questo primo atto la scena si apre, dove si discute di questa nuova moda parigina dell'amor sentimentale, che è quello che c'è tra due persone che non hanno interessi ma si garbano proprio, no? E la gente, insomma, tutti gli invitati fanno: oddio, ma che è sta schifezza, che è sta roba, non esiste, ma figurati, no? E c'è un amico di Magda, che è un poeta, che si chiama Prunier, che invece sostiene che questa cosa esiste. Come? Tra parentesi, la figura di questo poeta sembra ispirata alla figura di Gabriele D'Annunzio, che era amico di Giacomo Puccini. Chiusa parentesi. Insomma, tra tutti i pettegolezzi, i civettamenti vari di tutte le amiche di Magda, e il nostro Prunier si mette a un certo punto al pianoforte, perché dice: vi voglio far sentire una canzone che ho scritto proprio sul tema amoroso, che si chiama Chi bel sogno di Doretta. E c'è tutta questa storia che lui ha scritto di questa Doretta, che insomma riceve delle offerte dal re perché è bella, perché insomma è stata notata, no? Gli piace al re, proprio dice: ti copro d'oro, no? Sì, mia, no? E lei però dice: no, guarda, io sto bene così. E poi Prunier dice: però io non so come finirla sta canzone, no? E Magda dice: guarda, ci posso provare, trovo un finale. E a questa canzone, dato che Magda è una inguaribile romantica,
si sembra. Praticamente ritroviamo un finale dove Doretta si innamora, ma mica del re, di un bello studentazzo. Insomma, Magda è una romanticona e quando finisce di cantare questo finale dice, ah, però magari potrei abbandonarlo quel vecchio Rambaldo. E nel mentre Rambaldo gli porge una collana tosti brilluccioni, no? E gli fa, tiè, io sono un uomo di contenuti e non rompe queste schifezze diabetiche. E Magda fa, no, io non cambio idea, sa? E poi entra in una modalità, troppi ricordi, non ce la faccio, e comincia a ricordare, a raccontare di quando aveva avuto questa scappatella, questo sconosciuto in gioventù. E intanto che si spettegola alla porta c'è un tizio che aspetta da 2 ore così, che si scopre che è il figlio di un amico di Rambaldo, mazza che amicizia, che ha 2 ore che aspetta fuori la porta perché nessuno lo fa entrare. E a questo punto interviene Lisette, che è la cameriera fidata di Magda, che dice a Rambaldo, oh, ma sto ragazzo quando lo facciamo entrare che è 2 ore che aspetta? E finalmente lo fanno entrare. E tra parentesi, Lisette sembra litigare in continuazione col poeta Prunier. E nel frattempo Prunier è lì che ha creato questa crowd di donnine che dice venite qua che voi siete la creme della creme di sta festa, mica come quel volgo profano laggiù riferendosi agli uomini, no? Insomma se le accattiva tutte e comincia a fare un po' il lettore di mani, no? Quindi sono tutta, oddio, sì, dimmi che succede male, oddio, no? E a questo punto legge la mano a Magda e prevede che lei volerà come una rondine, no? E Magda dice, oddio che è un cattivo presagio, lei si sa che fine fa le rondine oggi, no? Ora ci schianta tutta, no? E lui gli fa, ma no, dice, non è né buono né cattivo sto presagio, insomma dipende da quando deretano c'ha, insomma dal destino che c'hai, che se è buono. No, no, statti a fasciare la testa prima di rompertela. E lei fa, vabbè. E nel frattempo che legge la mano a Magda, entra questo ragazzo che aspettava 2 ore fuori la porta che si chiama Ruggero
È la prima volta che è a Parigi, no? Quindi non sa che fa, un po' timidino, no? Fatto io, prima volta, no? E Rambaldo, che fa l'amicone, cioè ha fatto spettatore fuori la porta, vabbè, e chiede a Prunier: senti, ma sto ragazzotto per divertirsi dove lo mandiamo la prima sera a Parigi, no? Perché insomma, no? E Prunier, tutto goliardico, fa a letto, dove lo vuoi mandare, no? Così, fa il batta battuta, fatto. E intanto si comincia a discutere tra tutti gli amici, tutti gli invitati, quale sia il luogo migliore, il locale migliore per svagarsi, per fare baldoria, no? E viene fuori questo nome, il Bouglier. E tutti, ah, sì, sì, sa che è proprio ganzo, ma sì, andiamo al Bouglier, dai, mettiti il cappotto, no? E Magda che fa? No, no, ma dai, non è il caso, è un ambientaccio, da una mandate al Bouglier, ovviamente. Non viene ascoltata da nessuno. E quindi prendono tutti, felici, e vanno tutti a sto Bouglier. E Magda si ritira. A sto punto vediamo Lisette e Prunier, che erano cane e gatto, rimasti soli in scena. Ma che cane e gatto, che si capisce che si garbano a modo. E decidono di andare a fare baldoria al Bouglier anche loro. E quindi la casa rimane vuota. A un certo punto rifà cucù Magda, che è vestita da grisette. O che fai, Magda? Allora, le grisette sono queste ragazze, erano queste ragazze di basso ceto che vivevano indipendenti dalla famiglia, che era un ruolo assai emancipato, insomma, delle single dell'epoca, perché stiamo parlando del XVIII-XIX secolo. Problema è che queste ragazze spesso si ritrovavano a fare le mantenute con dei protettori che le accompagnavano e di fatto si prostituivano. Come fa Magda con Rambaldo alla fine. Però lei, sì, di fatto Magda è una grisette, però essendo una protetta ufficiale, diciamo che ha smesso i panni umili e poveri da grisette per mettersi gli abiti chic. Però, mo che vuole essere in incognito, le rispolvera. E perché? Perché va al Bouglier, per non farsi riconoscere. Magda, Magda, chi disprezza compra, eh? Thank you.
siamo al secondo atto e ci troviamo al famoso Boulier. E insomma ci sono uomini, donne che bevono, ridono, scherzano, si tirano occhiatine un po' così, e poi sbaciucchiamenti, danze sfrenate, tutti che vogliono andare con tutti, in realtà con chi c'ha più soldi, vabbè, una beautifulata, un casino totale, insomma. E scoviamo la nostra Marta grisettata, che viene subito approcciata da due valdi omini, che in quanto a tecnica di corteggiamento, un Panzer Leopard 2A5 tedesco in confronto è una piuma. E cominciano insomma a chiedere loro dove vai, o chi sei, o cosa fai, e lei insomma per levarsi sti pioroni di torno dice c'è un appuntamento, aspetta che è lì che mi aspetta, e si guarda intorno, e chi ti becca un tavolo tutto solo che gli incrocia lo sguardo? Ruggero, il tipo che aspettava fuori al suo salotto 2 ore, no? E lei subito, boom, coglie la palla al balzo e si mette al tavolo e fa finta che sia il suo appuntamento galante, e questi la lasciano stare. E Magda si scusa subito perché dice scusa, ma per levarmi questi due rompiscatole di torno, e lui, non riconoscendola, che ora voglio dire, no? Ma come Clark Kent, ti metti gli occhiali, te le levi, non vedi che è la solita persona, no? Sti misteri del travestimento che non ho mai capito nelle trame della roba, no? Vabbè, comunque, lui che intanto è già tutto ammaliato, gli fa, ma no, restate, siete diversa da tutte le altre, no? Buonasera, signore e signore. E vai con lo spettacolo Frasi banali e dove trovarle. Tra una parola e l'altra, Magda e Ruggero sono lì a farsi smancerie, ballano tutti così col filtro ai cuoricini, no? Il mondo è mio, siamo noi due, tutti innamorati, in 5 minuti, no? Cioè basta cambiare vestito e contesto e improvvisamente tutti possono diventare l'amore della tua vita, no? Ma capito che roba! E insomma, nel frattempo che succede sta roba, entrano nella bolgia anche Lisette e Prunier, che almeno loro sono come cane e gatto, però si garbavano già da prima, dai, sono più coerenti. E nel mentre, a sto punto, Ruggero chiede a sta Grisette, ma insomma, qual è il suo nome? E Magda scrive sul tavolo di marmo dove si trovano Paulette. E allora a quel punto lì lui fa, ah, Paulette, si fondono occhi negli occhi, e in mezzo c'è anche tutta la gente che fa il coro, che fa, oh, carini, sono innamorati, lasciamoli stare, non disturbiamoli, no? E insomma c'è tutta sta roba diabetica, tutta rosa, con i cuoricini. Giacomo, ma ora dico, va bene, no? Va bene tutto, va bene, ma sta trama proprio no, sti personaggi proprio no, perché? Ho capito che te trasformi anche la roba, cioè riesci a tirare fuori il bello anche dalle rapier, cioè che sei un genio. Però io a raccontare sta roba mi... Cioè, c'ho il magone, capito? Non ce la posso fare. Vabbè, ora mi ricompongo. Comunque, come avete capito, non sono proprio una grande fan di ste smancerie. E dicevo, mentre succede tutta sta roba, Lisette vede Magda e lei non ce l'ha questa cosa che se ti cambi vestito non ti riconosce. La riconosce come? E gli fa aprire, oh, ma quella lì è la mia padrona, ma hai visto un po' che sta a fare la scema con quello che diceva sta a casa, no, non c'è data il Boulier.
E Prugnecca, capito che Magda voleva l'ora d'aria, gli fa: senti, ma che sta a dire, sei già ubriaca, falla finita, no? E poi fa anche lo sbruffone e va accanto a questa coppia e si presenta. Dice: io sono Prugnelli, lei è Lisette, no? Ah, Ruggero. E chiede il nome a Magda. E Magda prontamente dice: ah, io sono Paulette. E Prugnelli fa a Lisette: hai visto che sei te che sei ubriaca? Non è la tua padrona. E lì Lisette gli fa a Magda: Paulette, ammazza, però sai che assomigli proprio un sacco alla mia padrona. Tra l'altro gli rubo sempre i vestiti per andare a fare serata. Ma lei non lo sa. E Magda la guarda e gli fa: forse sarebbe meglio che tu t'azzittassi un po', così almeno non rischi manco il posto di lavoro. Poi tira insomma uno sguardo a Prunier e dice: stai scema poco, no? E nel frattempo che tutti ridono e scherzano, si scorge Rambaldo nella folla. E insomma, anche lui non ce l'ha quella cosa che cambi vestito e non ti riconosce, perché Magda la riconosce benissimo e fissa Magda e Ruggero e comincia ad avanzare. A quel punto Prunier, che se n'è accorto, con una scusa manda via Ruggero e Lisette e cerca di coprire Magda in qualche modo. E quando arriva Rambaldo gli fa: ah, ammazza, però come sei vestito bene, che bel brillante che c'ha la mano. Ma Rambaldo non si fa abbindolare e fa con un cenno a Prunier di farsi da parte. A sto punto Prunier dice: io ci ho provato, mo so cosi tui. E a Magda, e la lascia sola alle ire di Rambaldo. E Rambaldo se la vuole riportare a casa Magda, ma Magda non ci sta. E Rambaldo gli fa: vabbè, sai che c'è, spero che tu non te ne penta mai di questa scelta. E la lascia lì. E a quel punto Magda si chiede se effettivamente abbia fatto bene o abbia fatto una cacchiata a lasciare Rambaldo. Poi però Ruggero torna e Magda vede il suo moroso e fa: ah, tutto a po', tutto a po'.
ordine nasce proprio da un'offerta che il Carl Theater di Vienna fece a Puccini per comporre un'operetta. E però Puccini, quando ricevette il libretto, non gli piacque moltissimo, sapete, Puccini e i librettisti, non ci rientriamo, se no siamo fino a domattina a parlarne. E insomma, lo fece rilavorare da Giuseppe Adami e fece tagliare tutti i dialoghi parlati, eccetera, trasformando questo lavoro in una vera e propria commedia lirica, leggera. Insomma, era anche un po' un modo per contrapporre, per ovviare alla pesantezza del periodo che stava vivendo l'umanità, insomma, un periodo terrificante, perché ci troviamo proprio nel bel mezzo della Prima Guerra Mondiale. E insomma, così il Rondine si trasforma in una vera e propria opera da operetta, e anche se c'è una trama da Beautiful che veramente, come detto prima, c'è la guerra, la gente è abituata a prendere solo bastonate, quindi sono optato per alleggerirci il più possibile, quasi trasparente. Sì, e Rondine è un'opera basata sul déjà vu, perché i personaggi vivono costantemente nella nostalgia del passato e del ricordo, della serie si stava meglio quando si stava peggio, insomma era meglio prima, no? Sempre questo costante dubbio del vivere il futuro, però di non essere sicuro che sia meglio del passato, no? E tutta questa sensazione è descritta magnificamente con la musica di quel geniaccio di Puccini, perché ci sono tante melodie e pochi temi che non sono sviluppati, ma utilizzate come reminiscenze e sono sempre riprese ciclicamente, diciamo che è un modo sottile, cinematografico, proprio come dicevamo in Fanciulla del West, per fissare i concetti, per fissare le sensazioni o i personaggi o gli oggetti delle scene, insomma. E tornando proprio alla nostra opera, Magda è la sognatrice d'amore per eccellenza, no? E ci troviamo adesso nel terzo atto e siamo in Costa Azzurra. Mica male, Magda, eh? E sì, perché adesso lei vive con Ruggero, dopo aver fatto così a Rambaldo, però rinnega insomma il suo passato. Però il suo passato è qualcosa che gli pesa molto. E sta lì a rimbucicarci sopra. E intanto Ruggero, ignaro di tutto, sta lì a chiedere permessi ai genitori per sposarsi e riceve il benestare intanto dal padre. E Magda, quando viene a sapere, con un sorriso plastico, tipo: ah, veramente? Ma era proprio necessario? Ma così presto? E lì Ruggero ingenuamente fa: Magda, ma tu mi adori? E allora lo vedi che la cosa è reciproca. E giustamente quest'uomo lo vuole il matrimonio, perché insomma c'è una certa, vuole sistemarsi, la casa, il cane, i figli, insomma tutto quello che si vuole un po' tutti, no? E a questo punto poi vediamo che rientrano in scena Lisette e Prunier, perché nel frattempo Prunier ha provato a dare una spinta nel mondo dello spettacolo a Lisette, ma Lisette diciamo che ha un talento espressivo pari a quello di una statua dell'Isola di Pasqua, ma anche sto muro è più espressivo di Lisette, diciamo. E questa, che si è accorta che non è buona, vuole tornare a fare la cameriera da Magda. E Magda, anche se gli rubava le cose per andare a fare la ganza alle feste, insomma, però gli mancano i pomeriggi dove si facevano le unghie e spettegolavano, e quindi la riaccoglie a braccia aperte. E poi in tutta sta cosa Prunier tira anche fuori la cosa che sì, anche se lei è una chiavica nel lavoro e a fare l'artista, però l'ama uguale, no? Ora, poi ditemi che c'entra il successo o meno professionale con la relazione. Vabbè, ma non mi sto a chiedere troppo, perché sennò poi dopo mi faccio i viaggi, quindi smetto qui. E nel frattempo Prunier poi gli comunica a Magda che, diciamo, Rambaldo la perdonerebbe anche per questa sua cosa, se la riprenderebbe anche. E lei... torniamo al déjà vu, sta lì a pensare, ma se stava meglio quando si stava peggio? E nel frattempo arriva Ruggero tutto contento, che c'ha pure il benestare della madre, che gli ha scritto: oh, che bello, vi benedico a tutte e due, a quella cara figliola che mi darà poi i nipotini, no? Oh, sorella,
Karma, viaggia piano, che qui già il nipotino con 5 minuti che si conoscono. E a sto punto Magda non ce la fa più e gli fa: senti Ruggè, io non ti ho detto tutto, cioè questa cosa non sa da fare, tu sei un bravo ragazzo, io sono un'ex cortigiana, insomma, piena di vizi, ti amo troppo, per quello ti lascio, quelle frasi di circostanza, no? Tu solo conosci la mia vera essenza e quindi ricordati di me. Insomma, venditti a un must in tutte le epoche, evidentemente. E insomma, tra lacrime, fazzoletti, capelli strappati di Ruggero, la nostra Magda evidentemente non lo adorava così tanto, se ne torna alla sua vecchia vita e ad essere la cortigiana per il piano di soldi di Rambaldo. E qui finisce la nostra storia. Ma secondo me qui c'è una inceptionata, un trash di Beautiful. Perché se mi seguite, secondo me quando questa torna da Rambaldo si rimetterà a pensare a Ruggero, che ritornerà e ripenserà allora alla sua vita da cortigiana che faceva con Rambaldo, e allora rilascerà Ruggero, che ritornerà da Rambaldo Magda per poi ripensare a quanto era figa la vita con Ruggero, e allora sì, insomma, vabbè, avete capito, no?
torniamo un attimo alla figura del nostro, del mio amato Giovanni Bottesini, che era pure un bravo compositore, era uno che amava l'opera visceralmente, che era il genere più in voga in Italia nel suo tempo, insomma. E insomma, se non conoscevi l'opera eri un po' strano. E secondo me è anche strano oggi suonare Bottesini senza rendersi conto pienamente del contesto in cui è nato e cresciuto. E Bottesini frequentava, come dicevo prima, la high society dell'epoca, i grandi salotti dei nobili, ma persino dei reali. Eh sì, perché lui è arrivato a conoscere e a suonare per la regina Vittoria e il principe Albert. Capito? Un contrabbassista, capito? Dimostrazione che non è cosa fai, ma è la persona che sei che ti contraddistingue, no? E smettiamola di giudicare le persone da quello che suonano, da quello che fanno. Ecco, ritorno, perché sennò veramente sembrava pubblicità a Progresso tutte le volte. Dicevamo che Giovanni Bottesini era una star del suo tempo, ma era pure un direttore d'orchestra, un compositore, che ha portato il contrabbasso per lungo e largo nel mondo. Ha scritto un sacco di variazioni, di fantasie sui temi d'opera e ovviamente, insomma, io mi sono umilmente ispirata a quello che ha fatto lui. Non so, freebooter, cito anche le fonti. E, perché Bottesini per me è una fonte di ispirazione, non solo a livello proprio tecnico e strumentale, studiare i suoi pezzi, che è importantissimo, ma proprio anche a livello compositivo, a livello di come cucire addosso la musica sul contrabbasso. E credo che questa sia stata la lezione che per me è stata forse la più importante che lui ha lasciato, perché ha dato una dignità strumentale al contrabbasso unica, prima, e prima di lui così tanto nessuno l'aveva mai fatto. E quest'anno, come dicevo, il 2021 è l'anno del suo 200° compleanno, che lui è nato a dicembre, vabbè. E abbiamo voluto rendergli omaggio con il secondo movimento del suo secondo duetto, L'Andante, che lui ha composto proprio per due contrabbassi. Thank you.
E per chi non lo sapesse o non se ne fosse accorto, c'è un vero e proprio razzismo strumentale nel mondo della musica ancora oggi. Ma non se ne parla quasi mai. Perché se non suoni uno strumento popolare, diciamo come può essere il violino o il pianoforte, sei considerato di serie B, C, D, Z. Che cosa significa? Significa che se tu suoni uno strumento che ha un preciso ruolo, come per esempio il contrabbasso nella musica classica che è prettamente orchestrale, destinato all'orchestra, e ti viene in mente di voler fare altro, il libero professionista, il solista, il camerista o quant'altro, diciamo che hai vita molto dura e spesso vieni tagliato fuori. E qualcosa si sta muovendo da qualche decennio, ma diciamo che la velocità è ancora un po' bradiposa. E spesso questa sorta di emarginazione e razzismo viene proprio da parte degli addetti ai lavori, che hanno paura di aprire del cambiamento, perché il pubblico in realtà è molto più recettivo e aperto al cambiamento. È un po' come col sessismo, no? Cioè, per esempio, le suffragette erano contrastate tantissimo anche dalle donne stesse, no? Perché magari erano un po' lo dice, oddio, che succede se ora apre tutto, no? E, mentre invece l'apertura non vuol dire cancellare quello che c'è o screditare il ruolo che il contrabbasso ha in orchestra, ma in questo caso prendo il contrabbasso come esempio perché mi tocca da vicino. Ma in realtà aprire un mondo di possibilità in più e anche allargare la cerchia, qualcosa di più ampio. E non sto appunto dicendo che il contrabbasso deve diventare uno strumento solista e siamo tutti solisti e tutti cameristi e l'orchestra show. No, sto soltanto dicendo che come gli strumenti più popolari hanno una rosa e un'ampiezza di possibilità maggiore, è giusto che anche gli altri strumenti li abbiano. Come uno specchio della società, insomma, come nella società un individuo dovrebbe teoricamente essere libero di muovere e di decidere quello che più fa per lui. E lo stesso dovrebbe essere con gli strumenti, il modo di suonare dovrebbe essere più condizionato dalla tua personalità e dalla tua inclinazione piuttosto che dal ruolo che è stato dato al tuo strumento. E l'arte è uno specchio della società e serve proprio anche per mandare dei messaggi con l'esempio, no? E non è per fare la morale alla fine di ogni puntata, ma insomma se ci sono delle cose che non funzionano ancora tanto bene, bisogna sensibilizzare. E magari qualcuno ascolta e dall'altra parte raccoglie il messaggio. E ora, come ho conosciuto Puccini? No, aspetta, poi ve lo ridico. Prima il mio messaggio personale, che è importantissimo. E spero che terrete dentro di voi come un tesoro e ricorderete attentamente ogni qualvolta che incontrerete un contrabbassista. Lo so che sembriamo sempre con la croce sul Golgota quando viaggiamo, no? Ma no. 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 Io non ho mai voluto suonare l'ottavino. Thank you.